In occasione della giornata mondiale dell'acqua, European House of Ambrosetti ha organizzato a Roma una preziosa occasione di confronto con esperti riuniti per la presentazione della quinta edizione del Libro Bianco Valore Acqua per l'Italia 2024 e Blue Book 2024. Tanti panel previsti, fra cui uno specifico dedicato al ruolo della formazione per la promozione di una nuova cultura dell'acqua, nell'ambito del quale è stato presentato il progetto pilota nelle scuole italiane della Community Valore Acqua per l'Italia. In questa quinta edizione del Libro Bianco 2024 sono stati tantissimi i temi discussi. Abbiamo di nuovo scoperto quanto vale questa filiera estesa veramente dall'agricoltura al mondo della distribuzione, servizio idrico integrato, tutto l'ecosistema di operatori tecnologici, di software, di servizi, incidono un quinto del PIL del paese. Stiamo parlando del 20% della nostra economia che ruota attorno a questa risorsa, che è strategica e purtroppo sempre più scarsa, come vediamo anche dall'impatto dei cambiamenti climatici a cui abbiamo dedicato una sessione dedicata in questa giornata. Dal Libro Bianco, quali sono i principali dati emersi? Ma allora, intanto purtroppo la gestione dell'acqua in Italia è ancora a luci e ombre. Siamo partiti dai problemi, cercando anche di avere un approccio ovviamente propositivo. Siamo ancora agli ultimi posti della classifica europea per perdite nella fase di distribuzione, circa il 41%, davvero agli ultimi posti della classifica europea. Dobbiamo rilanciare anche il tasso di investimenti, oggi è 58 euro per abitante all'anno e siamo anche qui lontani dalla media europea e soprattutto dai best performer. E la tariffa, lo abbiamo visto, con circa 2 euro al metro cubo è agli ultimi posti dell'Europa. Siccome l'80% degli investimenti deriva dalla tariffa, dobbiamo agire su questa anche per sensibilizzare gli italiani sul valore strategico di questa risorsa. Agendo poi sui consumi delle famiglie, su una loro riduzione anche attraverso il monitoraggio con gli strumenti che la tecnologia ci offre, pensiamo agli smart meter per esempio, possiamo ridurre i consumi, monitorarli meglio e quindi in qualche modo non andare a incidere sul bilancio delle famiglie italiane a favore di un maggiore efficientamento e di un maggior valore riconosciuto a questa risorsa strategica. Si tratta di rendere tutti consapevoli dell'importanza che l'acqua ha nella vita e nel quotidiano, di quanto ognuno di noi è responsabile del suo corretto uso, riuso e del fatto di garantire la sopravvivenza al nostro paese. L'acqua può essere veicolo di vita o di morte, l'acqua può unire o dividere, l'acqua deve essere pace. Il claim della giornata di oggi, acqua per la pace, è stato declinato da tanti attori del mondo idrico. E se noi però non contribuiamo a creare la nuova cultura dell'acqua in Acquedotto Pugliese, stiamo lavorando sul doppio aspetto: fare, quindi operare sul recupero delle perdite, sul riuso delle acque reflue depurate. Comunicare, far capire, accogliere le scuole. Abbiamo attivo un protocollo con Legambiente, aprire i nostri luoghi, aprire i nostri impianti, lavorare con le università come facciamo col Politecnico di Bari per accrescere questa consapevolezza, lavorare col mondo agricolo che è un attore importantissimo che è destinato a riutilizzare le acque sporche che noi puliamo con la buona depurazione, ma che deve essere attore principale nel corretto uso dell'acqua e anche dialogare con quella che è stata definita ieri dal commissario Nicola Dell'Acqua l'adduzione primaria, quindi l'acqua che arriva a monte, perché il gestore del servizio idrico integrato è quello che viene in mezzo, la prende dall'ambiente, la restituisce all'ambiente e quest'acqua deve essere buona due volte per l'ambiente, per la salute, per le persone, perché l'acqua è vita. Nel suo intervento di oggi ha parlato di un progetto per l'utilizzo dell'acqua del rubinetto. Il progetto si chiama Acqua in Brocca. Parte sperimentalmente in tre comuni ad alta intensità turistica che sono Vieste sul Gargano, Polignano nel Barese, Gallipoli nel Salento e consiste nel sensibilizzare gli operatori turistici a offrire come prima scelta l'acqua del rubinetto, un'acqua buona, eccellente. Ne abbiamo parlato anche ieri qui ad Ambrosetti, l'Italia ha tra le acque migliori d'Europa, ma è prima per il consumo di acque minerali, per cattiva informazione e diffidenza. Vogliamo superare questa diffidenza perché l'uso di acqua di rubinetto deve essere una scelta e non una
un obbligo né in un senso né nell'altro, ognuno di noi deve poter scegliere che tipo di acqua bere. Acqua in brocca consisterà nel far sì che gli esercenti espongano una brocca realizzata apposta per il progetto da un ceramista di Grottaglie, la città delle ceramiche della Puglia, e sarà il simbolo che lì, volendo, uno può chiedere o può avere in automatico come prima scelta a tavola l'acqua di rubinetto, che si accompagna con l'app che abbiamo lanciato un po' di mesi fa, che si chiama Fontanin App, scaricabile gratuitamente su tutti i cellulari, chiunque la può usare e può trovare la fontanina pubblica più vicina per poter bere in caso di giti o attacchi di sete improvvisi anche in luoghi dove magari non c'è il bar a portata di mano.